All'improvviso mi viene da dirti una cosa. È per te. È per ora. Non posso aspettare. Non posso dirlo a nessun altro. È tua. Allora la scrivo, la metto sulla carta. Te la leggerò un giorno, tutta questa carta scritta. Carta scritta di te. Carta di pensieri che non potevano aspettare. Che ho scritto perché non eri qui, a letto con me. Mi sarei girata verso di te. Ti avrei chiesto: dormi? Se fosse stato silenzio, sarei venuta su di te, di lato, appoggiare il viso sulla schiena e avrei pensato alle mie parole sulle tue spalle. Ma non dormi con me. Allora accendo la luce e scrivo, la metto sulla carta. Carta scritta di te. Di domande che non potevano aspettare e che allora ho scritto. Dove sei? Che fai? Preso il caffè? Ti fa ancora male la testa? Le domande della vita non sono grandi domande. Entrano in una tazzina. Se fossimo in cucina insieme ti bacerei. Le domande della vita non sono grandi. Entrano in una carezza. C'è tanto di te. C'è tanto, tanto di te nei miei momenti. Così tanto che si fa sera, che si fa mattina. E tutto quello che ho amato, lavato, amato, strizzato, amato, cucinato, amato, spolverato, amato, stirato, amato, sei tu. Tante pagine scritte, tante cose da dirti, tante domande da farti. E sarebbe bastato girarmi nel letto, e sarebbe bastato passarti un caffè, ma non era. E ora lo so che è così tra noi. Amore di carta, intimo come sotto una coperta. Come in una cucina la mattina, ed è una vita meravigliosa.